L'opera più famosa di Cicerone, ma non la migliore secondo il giudizio della studiosa Lidia Storoni Mazzolani, è l'accesa requisitoria contro Catilina, costituita da quattro arringhe o discorsi, le famose Orationes in Catilinam o Catilinarie. Esse furono pronunciate da Cicerone in Senato e davanti al popolo nel Foro tra il novembre e il dicembre del 63 a.C. Nella prima Catilinaria, pronunciata l'8 novembre davanti al Senato convocato d'urgenza, Cicerone denuncia le trame di Catilina e, pur non disponendo di prove concrete della congiura, vuole convincere il Senato a dichiararlo nemico pubblico. Il discorso è un violento atto d'accusa di fronte al responsabile principale, presente in Senato. La seconda Catilinaria del 9 novembre è invece pronunciata nel Foro, davanti al popolo. Cicerone rende conto della situazione, annunciando che, dopo il suo discorso in Senato nel giorno precedente, Catilina ha lasciato la città per unirsi all'esercito dei rivoltosi, da lui stesso allestito in Etruria. Auspica che se ne vadano anche i suoi compagni, rimasti in città ben nascosti. La terza Catilinaria del 2 dicembre è nuovamente indirizzata al popolo, riunito davanti al Tempio della Concordia. Cicerone è riuscito a far arrestare i congiurati rimasti a Roma, avendone dimostrato la colpevolezza di fronte al Senato. La quarta Catilinaria, infine, del 5 dicembre, è il discorso con cui Cicerone interviene nel dibattito in Senato sulla condanna da infliggere ai congiurati, schierandosi dalla parte dei senatori che invocano la pena di morte. Le Catilinarie furono pubblicate nel 60 a.C., 3 anni dopo la congiura, rimaneggiate nella forma e nel contenuto da Cicerone stesso, in conformità con il mutato clima politico. Le modifiche apportate riflettono l'ostilità generale nei confronti del famoso oratore, dovuta alla decisione di condannare i congiurati alla pena capitale, senza regolare processo e senza la provocatio ad populum, il diritto di appello al giudizio del popolo.